Buongiorno creativi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente vi mostro la mia ultima tela, l'ultima parte del quadro che abbiamo iniziato qualche mese fa. Vi lascio qui in descrizione tutti i video, ovvero i tre video delle tre tele che abbiamo realizzato insieme e di cui sono molto ma molto soddisfatta. Allora, questa è la tela numero 2, ve la faccio vedere un pochino più da vicino. Abbiamo appunto questi toni del giallo, del rosso. Io adesso devo un attimo fare mente locale e capire esattamente ordine delle stagioni, perché non ho ben capito con questi colori come quest'ordine possa essere rispettato. In ogni caso abbiamo qui questa piccola leggenda, insomma, che ci dice che è la tela numero 2 ed è appunto della dimensione di 25x45 cm, ed è la numero 2, ovvero che le altre tele andranno ovviamente una qui e le altre dopo. Per cui adesso io verso la, appunto, la fine del video vi lascio una clip in cui vi metterò tutte le tele di seguito, una appunto di fianco l'altra, e decreteremo finalmente qual è la stagione dell'inverno, dell'estate, della primavera e dell'autunno, perché questi colori a me fanno pensare tantissimo all'estate come, diciamo, colore giallo base, ma mi fanno pensare anche un pochino all'autunno. Però ricordiamoci che abbiamo realizzato la tela rossa, che forse era molto molto più adatta a farci dire che magari potesse essere l'autunno. Vorrei sapere anche un vostro consiglio, un vostro parere dell'ordine di queste tele, perché mi dispiace, ma è veramente dalla prima tela che non riesco a capire l'ordine di queste stagioni da questi colori. Devo dire che l'ho realizzata davvero in pochissimo tempo, forse circa in una decina di giorni. Mi sono molto dedicata a questo lavoro, perché innanzitutto non vedevo l'ora di finirlo, ma non come una sorta di fretta per finire il lavoro, quantomeno di vedere il lavoro ultimato, perché è un'immensa soddisfazione adesso, dopo mesi e mesi di lavoro, stare a vedere il risultato che ho appunto creato. E sono molto soddisfatta, sono molto contenta di questa tela. Sono, diciamo, molto sorpresa dal fatto che mi sono rilassata con il Diamond Painting, quindi lo consiglio a tutti voi, lo consiglio anche a chi non ha pazienza, perché io di base sono una persona che non ha molta pazienza di stare lì a fare le cose ore ed ore, però devo dire che questa cosa invece mi ha aiutato molto a gestire la mia pazienza, a gestire la mia creatività. Quindi è una cosa che mi ha fatto molto ma molto piacere aver scoperto questa cosa di me, per cui assolutamente spero di riportarvi sul canale un progetto del genere con il Demon Painting, magari non un quadro a quattro parti perché veramente ci ho messo troppo tempo, quanto più un quadro, insomma, di una facciata singola. Per quanto riguarda i diamantini che sono avanzati come sempre abbastanza, adesso non so come mostrarveli, però state tranquilli almeno con questo kit che tutti i diamantini che andrete ad utilizzare non saranno mai tutti quelli che sono nella confezione, giustamente perché ce n'è sempre magari qualcuno che potete perdere ed è così sempre così, per cui diciamo che ce ne sono abbastanza in più per evitare che rimaniate senza diamantini. Sono avanzati di tutti i colori, ho utilizzato la stessa palettina dalla prima all'ultima tela, ho utilizzato la, penso questa sia la seconda penna perché la prima l'ho persa, non so come, e ho utilizzato sempre solo questa parte qui, quindi la penna vera e propria. Questa parte addirittura di questa seconda penna non l'ho proprio utilizzata. Mi sono trovata un pochino male, ma per una cosa mia personale, sinceramente, non penso che sia una cosa malvagia mettere 9 diamantini insieme perché, appunto, ve l'ho già spiegato, è una parte di nastro biadesivo molto molto potente, quindi era un pochino antipatico poi andare a sistemare i diamantini se li attaccavo un pochino storti. Quindi la mia fedele penna mi ha accompagnato dalla prima all'ultima tela. E inoltre ho utilizzato solamente questa gommina per tutte e quattro le tele, ovviamente. E praticamente solo una parte l'ho schiacciata un pochino qui perché comunque ce ne va davvero un millimetro di questa gomma. Come anche per gli altri video, trovate giù in descrizione un codice sconto se siete interessati ad acquistare sul sito di Artluna, che mi ha ovviamente gentilmente offerto questa collaborazione e di cui sono molto molto contenta, per cui ringrazio tantissimo l'azienda per avermi dato questa possibilità. Io spero che anche voi siete stati, insomma, contenti di questa collaborazione, quantomeno di vedere questo nuovo progetto sul canale. Io mi rendo conto di non avere grandi numeri né di visualizzazioni né di iscritti, però io sono molto molto contenta di portarvi i miei progetti. Non mi abbatto mai, diciamo, dal numero delle visual, perché non è una cosa che mi interessa principalmente, a me interessa di portarvi e di mostrarvi quello che a me piace fare, piace creare, senza poi per forza avere un resoconto. Se c'è bene, altrimenti non fa nulla. Ho creato questo canale con l'intento di condividere con voi la mia arte e
parte appunto della mia creatività. Per cui io vi ringrazio sempre tantissimo del vostro supporto, dei vostri commenti che appunto sono sempre così carini, o non so davvero come ringraziarvi, sono davvero molto contenta di avere voi come mio pubblico, e vi lascio appunto a questa clip finale per insomma per mostrarvi esattamente com'è la tela di questo quadro. Ovviamente adesso sono solamente tele, dovrò comprare poi delle cornici, e ovviamente poi quando avrò acquistato delle cornici vi farò vedere il muro con queste quattro tele, quindi sono anche lì molto entusiasta di poterle appendere. E per oggi è tutto qua, se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, che a me fa sempre tanto piacere, e noi ci vediamo alla prossima, ciao!